Al professionista e alle aziende, Wolters Kluwer offre servizi e soluzioni software complete, affidabili e integrate per la gestione di adempimenti contabili e fiscali, organizzazione dello studio, amministrazione del personale, rilevazioni presenze, ERP, il cloud, la condivisione tra professionisti e aziende. Con le soluzioni Wolters Kluwer, professionisti e aziende sono sempre in contatto e possono scambiarsi qualsiasi tipo di documento. Wolters Kluwer, when you have to be right. Dall'esperienza centenaria della famiglia Brogna e dalle migliori olive della nostra terra nascono le nostre linee di oli biologici di qualità incomparabile ed apprezzate in tutto il mondo. Visita il nostro sito www.gabro.it. Gabro, l'oleificio bio più antico d'Italia. Segreto per un ottimo dolce? 3 dosi di esperienza nel settore, 4 dosi di materia prima di primissima qualità, 2 dosi di amore per l'arte pasticcera, 6 dosi di passione, un pizzico di fantasia. Hai voglia di provarlo? Ci trovi a Corigliano Calabro, via Enrico Berlinguer, telefono 0983 88 32 67. Vieni a trovarci, potrai assaggiare colombe e pastiere di produzione artigianale e le nostre fantastiche uova di Pasqua personalizzate. Pasticceria Mazzei, la ricetta della felicità. Ristorante 5 Gradini. La nostra cucina di tradizione soddisfa i gusti più raffinati, offrendo piatti tipici della vera cucina marinara, con pescato dei nostri mari sempre fresco. Per info e prenotazioni chiamalo 0984 16 34 481. Visita la nostra pagina Facebook Ristorante 5 Gradini. La bontà del mare nel tuo piatto. La Regione Calabria ha patrocinato i corsi gratuiti di inglese della durata di 3 mesi, con professori madrelingua e rilascio di attestato finale, con le sole spese di segreteria di 75 euro. I posti sono limitati. Chiama subito all'800 180 685. Royal English Institute. Siamo presenti a Cosenza, Rende, Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Messina. Scegli la sede più vicina a te. Corsi di inglese gratuiti patrocinati dalla Regione Calabria. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Benvenuti ad un'altra puntata di Amica Economia. Prima di iniziare, noi volevamo ringraziare quanti, sin dalla prima puntata, hanno espresso i loro complimenti nei nostri confronti, non soltanto, ma anche nei confronti degli editori e di coloro i quali hanno sposato questa nostra idea e questo nuovo progetto. Quindi noi prenderemo anche a cuore quelli che sono stati i consigli per migliorare sempre di più questa trasmissione. E Franchino, dobbiamo ringraziare. Diciamoci la verità, perché noi non siamo modesti. Diciamoci la verità, sono stati veramente in tanti, siete stati in tanti a seguire questa prima puntata di Amica Economia. Lo avete dimostrato tramite la nostra pagina Facebook, tramite SMS, email, WhatsApp. Siete stati veramente in tanti e noi vi ringraziamo e vi mandiamo un bacio. E l'argisce pace. Franchino Perri, ma dobbiamo anche ringraziare, perché no, anche elargire qualche bacio al nostro partner principale. Ringraziamo Wolters Kluwer, soluzioni per professionisti e imprese, leader in Italia da oltre 40 anni, l'azienda che riesce a soddisfare tutte le esigenze del professionista, dall'editoria al software. E visto che siamo in tema di ringraziamenti, dobbiamo ringraziare il primo ospite che abbiamo oggi qui in studio, grazie al dottor Giuseppe Zappa, che è il direttore dell'area Sud Italia di Union Fidi. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi, buonasera. Benvenuto, direttore. Grazie a voi. Ma spieghiamo prima di tutto cos'è un Confidi, prima di entrare nello specifico in quelle che sono le attività di Union Fidi. Sì. Il Confidi è un ente privato, sì, costituito da una base associativa di piccole e medie imprese, e il suo fine è quello di agevolare l'accesso al credito bancario delle imprese appunto associate.
Cosa significa agevolare il credito o agevolare l'accesso al credito bancario? Significa che noi nel valutare una richiesta di finanziamento da parte dei nostri associati concediamo, sempre che ovviamente ne sussistano le condizioni, una garanzia e la concediamo a una serie di banche che sono con noi convenzionate, le quali mediamente sono a questo punto più favorevoli nel concedere il credito alle PMI socie del Confidi. Dottor Zappa, chi è che può rivolgersi al Confidi e perché? Al Confidi si rivolgono, come dicevo prima, imprese. In realtà, diciamo, anche in base a recenti novità normative, ai Confidi oggi possono aderire anche i professionisti. Però nella normalità dei casi sono imprese che hanno appunto necessità di finanziare i propri progetti, che hanno necessità di finanziare la propria gestione e quindi si rivolgono al Confidi per ottenere quelle garanzie che in molti casi autonomamente non hanno o che hanno in misura insufficiente per poter accedere al credito bancario di cui necessitano. Quindi questo un po' ho tentato di unire nella risposta le due. Giusto per fare un esempio pratico, spesso le banche e gli istituti di credito chiedono delle garanzie reali alle imprese. Imprenditori che ovviamente non hanno di queste garanzie reali possono essere agevolati con queste garanzie di Unionfidi? Indubbiamente sì, perché la garanzia del Confidi, io se permettete farei una piccola parentesi. Certo. In Italia diciamo esistono due tipi di confidi in base a quelle che sono le norme di legge, sì. Diciamo così. I confidi minori e i confidi vigilati. I confidi vigilati sono i confidi che sono sottoposti appunto alla vigilanza dell'autorità di vigilanza che è la Banca d'Italia. Sì. Questo perché cosa significa? Significa che la garanzia rilasciata da un confidi vigilato è equivalente ad una garanzia bancaria, quindi una garanzia che viene rilasciata da un istituto finanziario. Sì. E questo viene apprezzato dalle banche in quanto ciò consente alle banche stesse di ridurre, diciamo, quelli che sono i cosiddetti assorbimenti di patrimonio delle banche e quindi essere più favorevoli ancora una volta nella concessione del credito. Ritornando al tema delle garanzie reali e se queste con la garanzia del Confidi possono essere in qualche maniera, come dire, sostituite. Ecco. Sì. Anche qua tutti credo abbiamo sentito o spesso in questi ultimi anni, no? Il mercato immobiliare, diciamo, ha subito a sua volta, diciamo, gli effetti drammatici della crisi. Sì. Quindi oggi le banche in realtà non chiedono neanche più le garanzie reali, perché le garanzie reali ormai hanno un valore non sufficiente spesso a coprire quelli che sono i rischi delle banche. Certo. Viceversa, la garanzia di un confidi a maggior ragione vigilato, quindi con un patrimonio, diciamo, solido, può assolutamente essere sostitutivo di una garanzia reale. Spesso e volentieri le nostre garanzie vengono prestate su operazioni che non prevedono anche il supporto di altre garanzie di natura reale, siano immobili o altro. Dottor Zappa, hanno dato un canale preferenziale ad aziende già strutturate oppure aziende start-up possono accedere al credito con voi? Allora, non c'è dubbio che il target più frequente è costituito da aziende già esistenti, quindi aziende che hanno, diciamo, una loro storia, quindi che hanno già una struttura economico-finanziaria, aziendale abbastanza consolidata. Ma nello stesso tempo le aziende nuove, le start-up promosse magari da giovani o comunque da imprenditori che avviano nuove iniziative, sono comunque aziende che hanno interesse e verso le quali noi abbiamo interesse a operare. Anzi, proprio questo tipo di aziende, che sono quelle meno decifrabili, diciamo così, dal sistema bancario, possono ottenere tramite il nostro supporto quel credito che autonomamente, spesso e volentieri, non riescono a ottenere dalle banche. Volendo fare un esempio pratico, se un imprenditore dovesse avere bisogno di una cifra pari a 50.000 euro per un investimento produttivo,
la banca dovesse concederne soltanto 30, quei 20 magari risulterebbero vitali per la sua produttività, quei 20 verrebbero coperti dalle garanzie del Confidi? Più o meno, diciamo che noi possiamo garantire tutti e 50 proprio per permettere alla banca di concedere tutto il finanziamento necessario, no, perché nel caso che sta facendo lei magari solo con 30.000 euro, sì, diciamo, sì, non si potrebbe neanche concludere, diciamo, positivamente il progetto, certo, aziendale. Viceversa, sì, con la nostra garanzia, che significa coprire il rischio della banca in percentuali, certo, anche significative, il 50, il 60%, quindi la banca riduce il rischio, diciamo, di perdita perché c'è un garante, ripeto ancora una volta, affidabile, che può supportare, diciamo, non solo l'azienda nella fase iniziale, ma soprattutto, diciamo, nella malaugurata ipotesi nella quale l'azienda non potesse far fronte agli impegni assunti con la banca. E quindi ci sono dei rapporti anche buoni con alcuni istituti di credito? Beh, i rapporti, diciamo, sono buoni mediamente con tutti, no? D'altra parte non possiamo, come dire, no, no, a parte le battute, noi operiamo con le banche, diciamo, di tutte le taglie, diciamo, sì, così, le banche più grandi, quindi i gruppi bancari a livello nazionale e le banche del territorio, il credito, quindi, cooperativo, il credito cooperativo. Però il credito cooperativo, diciamo, ci sono alcune iniziative che negli anni sono state portate avanti e, diciamo, quotidianamente, diciamo così, con il credito cooperativo c'è certamente un rapporto molto più, come dire, non un po' più diretto, ecco, perché indubbiamente è più semplice avere il rapporto con i cosiddetti, no, come dire, centri decisionali. Sì. Mentre per le grandi banche magari questo rapporto è un po' più diluito, in quanto ci sono passaggi maggiori tra il territorio e poi chi effettivamente determina, come dire, le sorti di un finanziamento, sì, di una richiesta di finanziamento. Nella fattispecie Union Fidi in Calabria ha stretto magari rapporto con qualche istituto particolare in Calabria? In Calabria, ripeto, le banche con le quali noi operiamo sono tutte le banche operanti sul territorio. Io volevo fare un piccolo aggancio al discorso che facevamo prima sulle aziende start-up o comunque sulle aziende promosse da giovani, prego, prego, imprenditori. Noi con una banca in particolare, che è la BCC Mediocrati, abbiamo da qualche anno un progetto comune che si chiama Voglio Restare, sì, che nel suo nome, diciamo così, ha il programma, il proprio programma, è un'iniziativa proprio tesa a favorire, più che come dire, il viaggio della speranza, come dire, il fatto che il giovane calabrese che ha un'idea valida possa in Calabria impiantare la sua impresa, e noi e Mediocrati, diciamo, gli diamo i primi supporti affinché possa appunto rimanere in Calabria e produrre per la sua terra. Certo. Facciamo un appello: voglio restare, voglio rimanere, inchiudiamoci in questa nostra meravigliosa terra, perché è una terra che veramente può darci veramente tanto, dottor Zappa. Io direi di sì, se tutti facciamo il nostro lavoro bene, se tutti, diciamo, come dire, svolgiamo il nostro compito con responsabilità e onestà intellettuale prima, certo, e di altro genere dopo, credo che anche la Calabria, diciamo, possa e ha tutte le condizioni affinché in Calabria anche l'imprenditoria, diciamo, per quanto piccola, possa vivere e possa anche crescere. Poi, certo, sono tante le realtà, diciamo, che negli ultimi anni sono nate, diciamo, anche di natura, come dire, non troppo fisica, no? Diciamo, tutta l'innovation technology, diciamo, le sì, start-up innovative, diciamo, sono tutte iniziative, diciamo, che nascono proprio in questo territorio, nel circondario, diciamo, sì, dove nel mercato attuale nel quale operiamo effettivamente quotidianamente anche tutti noi. Dottor Zappa, ma qualcuno da casa potrebbe chiedersi, qualche imprenditore: io come posso fare, che requisiti devo avere per poter accedere ad una garanzia di un Confidi? Principalmente la pressione arteriosa, diciamo, buona. Perché diversamente, ecco, potrebbe essere, questo rischioso, è il requisito minimo, quello della pressione arteriosa. Anche andando in banca, per quello. Okay.
Beh, diciamo che i requisiti che deve avere un'azienda per poter ottenere la nostra garanzia sono più o meno gli stessi che deve avere per poter ottenere il credito bancario, perché come dicevamo prima, noi valutiamo ovviamente l'azienda, valutiamo l'azienda in quanto noi ci assumiamo un rischio significativo ogni qualvolta concediamo una garanzia, quindi dobbiamo avere aziende, diciamo, non dico ottime in tutti i loro requisiti e parametri, però indubbiamente aziende che hanno, se si tratta di aziende già esistenti, i numeri principali a posto, quindi aziende possibilmente poco indebitate, quindi aziende, diciamo, che hanno, come dire, non, un'esposizione non eccessiva anche nei confronti dei clienti, quindi che abbiano clienti, diciamo, che mediamente vengono che pagano in tempi ragionevoli, e soprattutto diciamo, visto che ormai no, con le banche un po' tutte le aziende operano, che nei rapporti bancari non ci siano anomalie significative tali da non permettere ovviamente non tanto e non solo la concessione della nostra garanzia, ma soprattutto poi la concessione del credito da parte delle banche, perché quello che c'è è che la nostra garanzia ovviamente non è, come dire, l'asticella o l'asta che permette di superare gli ostacoli insormontabili, diciamo, è un supporto che come dire, consente di alzare un po', diciamo, o di abbassare meglio l'asticella, però l'asticella c'è comunque. Dottor Zappa, poc'anzi ha detto una parola veramente importante, che sono i crediti verso i clienti. Quanto è negativo oppure quanto è positivo agli occhi di una valutazione bancaria per accedere ad un credito, per accedere appunto ad un prestito, quella che è la parola crediti verso clienti? Diciamo che negli ultimi anni purtroppo i crediti verso clienti sono una voce che si è gonfiata. Qualche volta, diciamo, in maniera abnorme, si è evoluta. Diplomatica. Dipende, diciamo, dai punti di vista. Indubbiamente, diciamo, il problema del credito commerciale, ma soprattutto il credito nei confronti anche degli enti pubblici. In Calabria la nostra economia, come sappiamo, dipende in maniera molto significativa dalla committenza pubblica. Sì. Indubbiamente questo, diciamo, comporta spesso delle crisi di liquidità nelle aziende, quindi la valutazione, diciamo, di questo elemento è certamente uno di quelli sui quali ci soffermiamo di più, e spesso e volentieri però le operazioni che andiamo a costruire, a definire con le banche, sono anche tese proprio a riequilibrare, diciamo così, una situazione finanziaria che si è appunto deteriorata proprio perché i crediti, diciamo, nel tempo e soprattutto negli ultimi anni in parte sono diventati, come si dice, inesigibili o poco liquidi, purtroppo. Ma negli ultimi bilanci che lei ha visionato, sono di più i crediti entro l'anno o oltre l'anno? Nei bilanci in quanto tale, io crediti oltre l'anno non ne vengono spesso appostati. Nella sostanza, però, questi crediti sono spesso, diciamo, portano di anno in anno. Il problema sono i crediti non tanto a babbo morto, ma quelli a nonno morto, diciamo. Quelli non esigibili. Su quelli, insomma, diciamo, bisogna un po' essere... Voi nella vostra valutazione verificate anche se l'azienda, magari se già esistente, è strutturata con un'organizzazione solida, magari anche utilizzando software Wolters Kluwer. Se lei vede che ci sono i software Wolters Kluwer, la valutazione è più positiva, immagino. Questo è un punticino in più sicuramente. Ma quello sarà, diciamo, che un punticino in più, e non solo un punticino in più, ovviamente noi lo diamo alle aziende che hanno comunque una struttura organizzativa, per quando parliamo di aziende piccole, come di una struttura organizzativa e di minima pianificazione finanziaria, tale da consentire a noi e alle banche di valutarle in maniera più attenta, la tempestività con la quale forniscono i dati contabili, la precisione. Dei dati contabili, indubbiamente, diciamo, un impianto, diciamo, contabile, amministrativo, più che sufficiente, questo non solo dà un punticino in più, ma consente di andare
più facilmente alla soluzione del problema per l'azienda. Quindi se vi dovete organizzare non fatelo con i software Walter Scluver perché possono creare dipendenza. State attenti, effettivamente chi li conosce non li evita assolutamente. Però creano dipendenza, fate attenzione. Si parlava di rapporti con le banche, i rapporti delle altre regioni d'Italia, ovviamente parliamo di Union Fide, sì. Nelle altre regioni con le banche, quali sono? Union Fide e banche delle altre regioni. Allora, diciamo che non è che ci sia una grande differenza nel rapporto, perché poi diciamo, le banche oramai, a parte quelle proprio strettamente del territorio, ma anche là insomma, a breve credo che ci sarà una profonda rivoluzione anche sul credito cosiddetto territoriale, quindi credito cooperativo, le banche più o meno diciamo, sono diffuse, le stesse banche sì, su tutti le procedure poi sono uguali, insomma, anche territori. Di valutazione. Diciamo che quello che stiamo notando negli ultimi mesi, appunto questa l'area territoriale di Union Fidi opera sostanzialmente da un anno, no? Noi veniamo da un'esperienza di Confidi calabresi, quindi diciamo con una sì, focalizzazione solo sulla nostra regione, quindi negli ultimi mesi però avendo avuto la possibilità diciamo anche di, come di affacciarci in maniera un po' più ampia sul territorio del Mezzogiorno, indubbiamente stiamo notando in alcune zone, la Puglia in particolare proprio in questi ultimi giorni ho potuto osservare questo, le banche rispetto al Confidi hanno un atteggiamento di maggiore diciamo proattività, cioè, sì. Le banche, ripeto, poi sono le stesse banche, però diciamo sì, l'atteggiamento sì, del bancario, del gestore sì, della banca ha una visione del Confidi, sto notando, ma come dire, più propositiva e di maggiore attenzione anche nei confronti del cliente, di quanto non avvenga mediamente diciamo in Calabria. In Calabria. Almeno quello è quello, l'esperienza di 25 anni e dell'ultimo anno vissuto diciamo in questa nuova... Quindi tante aziende dovranno dire grazie al Confidi per aver avuto accesso al credito. Noi speriamo di sì, o meglio, diciamo che la storia degli ultimi 20 anni questo ci dice. Poi, ripeto, non sempre riusciamo a soddisfare pienamente le esigenze delle aziende, ma come dire, dal nostro punto di vista ce la mettiamo tutta e... Dottor Zappa, è appena arrivata una testimonianza per questo, e sono io. Io ringrazio i Confidi per avermi dato l'opportunità di accedere al credito ben 10 anni fa. Bene. Da giovane imprenditore, qual ero 10 anni fa, sono partito grazie appunto al conforto, all'aiuto di un Confidi. Bene. Ottima testimonianza questa. Bene. E infine non era preparata però. No, assolutamente no. Dottor Zappa, possiamo ricordare quali siano i contatti di Union Fidi, così diamo anche modo a chi ci segue da casa di andare. Allora, Union Fidi ha un sito che è www.unionfidi.com dove si trovano tutte le informazioni sul Confidi, sull'area territoriale, sull'attività e quant'altro. Noi abbiamo la sede di Union Fidi a Cosenza, la sede secondaria. Sì. Perché la sede principale è a Torino, presso sì, il Lingotto, quindi chi magari si trova diciamo, a passare da quelle parti può fare un giro anche lì. A Cosenza siamo in Corso Fera, che è l'ex Corso Italia, sì, per intenderci. Sì. Il numero è 72, ci trovate sul Lingo telefonico, se vogliamo dare anche il numero certo, possiamo dare. Certo. 0984 48 21 91. L'email è info@unionfidi.com. Andate e chiedete del dottor Giuseppe Zappa, andate a nome di Amica Economia. Sicuro. Buonasera, grazie e complimenti. Grazie a lei, grazie, dottor Zappa, grazie a voi per essere ancora con noi, ma rimanete perché un piccolo break e poi ritorniamo insieme anche al nostro partner che è... Walter Scluver, non andate via, rimanete con noi. A
Dal professionista e all'aziende, Wolters Kluwer offre servizi e soluzioni software complete, affidabili e integrate per la gestione di adempimenti contabili e fiscali, organizzazione dello studio, amministrazione del personale, rilevazioni presenze, ERP, il cloud, la condivisione tra professionisti e aziende. Con le soluzioni Wolters Kluwer, professionisti e aziende sono sempre in contatto e possono scambiarsi qualsiasi tipo di documento. Wolters Kluwer, when you have to be right. Dall'esperienza centenaria della famiglia Brogna e dalle migliori olive della nostra terra nascono le nostre linee di oli biologici di qualità incomparabile ed apprezzate in tutto il mondo. Visita il nostro sito www.gabro.it. Gabro, l'oleificio bio più antico d'Italia. Segreto per un ottimo dolce? 3 dosi di esperienza nel settore, 4 dosi di materia prima di primissima qualità, 2 dosi di amore per l'arte pasticcera, 6 dosi di passione, un pizzico di fantasia. Hai voglia di provarlo? Ci trovi a Corigliano Calabro, via Enrico Berlinguer, telefono 0983 88 32 67. Vieni a trovarci, potrai assaggiare colombe e pastiere di produzione artigianale e le nostre fantastiche uova di Pasqua personalizzate. Pasticceria Mazzei, la ricetta della felicità. Ristorante 5 gradini. La nostra cucina di tradizione soddisfa i gusti più raffinati, offrendo piatti tipici della vera cucina marinara, con pescato dei nostri mari sempre fresco. Per info e prenotazioni chiamalo 0984 16 34 481. Visita la nostra pagina Facebook Ristorante 5 gradini. La bontà del mare nel tuo piatto. La Regione Calabria ha patrocinato i corsi gratuiti d'inglese della durata di 3 mesi, con professori madrelingua e rilascio di attestato finale, con le sole spese di segreteria di 75 euro. I posti sono limitati. Chiama subito all'800 180 685. Royal English Institute. Siamo presenti a Cosenza, Rende, Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Messina. Scegli la sede più vicina a te. Corsi d'inglese gratuiti patrocinati dalla Regione Calabria. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute. Ben ritrovati alla seconda parte di Amica Economia. Questa volta ospite insieme a noi è il dottor Francesco Napoli, presidente di Confapi Calabria, nonché vicepresidente di Confapi Nazionale. Benvenuto, dottor Napoli. Benvenuto. Grazie. Complimenti. Ah, è che noi stavamo aspettando qui. Complimenti allora sì. Per lo studio, ecco. Complimenti a voi. Per... mi terrete 20 minuti sulle spine. Diciamo spine così. Ma volentieri. Questo silenzio era appositamente creato per aspettare i suoi complimenti, ce l'aspettavamo, meno male. È arrivato in tempo. Dottor Napoli, allora vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cos'è Confapi? Confapi è una confederazione che ha 70 anni di storia, che ha 80.000 associati per 800.000 dipendenti, ha 13 contratti firmati, è radicata su tutto il territorio nazionale, rappresenta la piccola e media impresa, è un'associazione datoriale che in Calabria, come dire, ha assunto un tono diverso da 2 anni a questa parte. Guarda con molta attenzione anche alle giovani imprese, alle imprese che si affacciano adesso nel mercato e quindi sul territorio. Guarda le imprese, ma in sostanza le imprese, che contributo dà Confapi? Che cosa fa Confapi per le imprese? Confapi offre una serie di servizi che vanno dall'internazionalizzazione ad un Confidi Lombarda Fidi, che è un 107. Confapi c'è uno staff che cura tutta la parte relativamente ai finanziamenti regionali, nazionali e internazionali, con un abbonamento gratuito a tutti gli associati. Confapi rappresenta le difficoltà delle aziende su tutti i tavoli istituzionali. Confapi rappresenta le imprese sui tavoli di partenariato molto attivi in questo periodo della Regione Calabria, offre una serie di servizi.
Presidente, io ci tenevo intanto a complimentarmi con lei per questo risultato importante, perché lo ricordiamo, lo diceva Franchino poco fa in presentazione, che è anche diventato vicepresidente nazionale della Confapi, quindi è un ruolo istituzionale davvero importante questo. Ma ritengo di sì, sono vicepresidente praticamente da 3 mesi. Casasco, che è il leader nazionale, come dire, mi ha voluto nella sua squadra, addirittura siamo 3 vicepresidenti, io sono il vicepresidente vicario. Per la Calabria penso sia la prima volta che ci sia un componente giunta, addirittura certo, con il ruolo di vicepresidente nazionale, è un ottimo risultato. Cerco di rappresentare al meglio i piani alti della Napoli, nostra rappresentanza. Lei sa di essere più fortunato di Casasco, perché io Casasco qualche mese fa l'ho visto a Porta a Porta, lei qui ad Amica Economia. Non è poco, eh? Non no, è poco. Assolutamente no, infatti per me è un privilegio e spero che Casasco da questo punto di vista non mi richiamerà ad una presenza meno invasiva. Nulla da togliere a Bruno Vespa, però sa, insieme a noi, ad Amica Economia, ci sono privilegi maggiori. Due Mosconi ci sono qua, io e Franchino. Quindi condivido. Ma a proposito di importanza a livello nazionale, che poi ovviamente apporta anche contributi positivi anche alla Calabria, perché Confapi, ricordiamo che ha raggiunto un accordo con 8 atenei italiani e grazie a lei anche con l'Ateneo Calabrese, l'Unical, per 160 borse di studio, vero? È un bellissimo risultato per i giovani, ma anche per la Calabria, in particolare per l'Università della Calabria. L'Italia, secondo l'Ocse, è il paese con meno immatricolati e purtroppo meno laureati. Questo è, come dire, un aiuto concreto al mondo accademico, a quelle famiglie che non possono permettersi di pagare i ragazzi, gli studi ai propri figli. C'è un dato statistico che, come dire, evidenzia che un costo, mantenere un ragazzo, un proprio figlio all'università, sì, costa 11.400 euro al mese, il che significa che molte famiglie non possono permettersi. Ho capito bene, 11.400 euro al mese? All'anno. 11.400 euro all'anno, che è una cifra che in tanti non possono permettersi. Questo è un, come dire, da apripista, mi auguro, per altre organizzazioni che faranno, spero, la stessa cosa. Di sicuro cambia il modo di guardare al welfare, un welfare, sì, più vicino ai giovani, agli operai, alle famiglie, oserei dire anche allo sviluppo del territorio. Certo, e questo evita ovviamente che molti giovani siano costretti a lasciare la Calabria anche per studiare magari fuori e poi rimanerci. Quindi si evita così anche la fuga dei cervelli. Beh, questo sicuramente è un piccolo segnale. Bisogna fare molto di più per evitare che i nostri ragazzi scappano, vanno in altre regioni o addirittura in altri paesi d'Europa. Questo, come dire, è un dato, come dire, legato più alla nostra economia del territorio, in un momento, un momento di grave crisi. Sì. Le università perdono iscritti, nel sud in modo particolare, è chiaro che ci vogliono risposte più incisive. Questa di Confapi, della FIOM nazionale, è un primo segnale dove sostanzialmente pagheranno i costi dell'iscrizione, i costi del materiale didattico, vitto e alloggio per i primi 3 anni, è un forte segnale. Dovrebbero fare così tante altre istituzioni. Lasciando l'università ed entrando nel mondo invece imprenditoriale, lo stato di salute delle aziende sappiamo benissimo quale sia, specialmente in Calabria, ma quali sono le motivazioni e le misure urgenti da apportare? In Calabria bisogna fare in modo di alleggerire intanto la burocrazia principalmente, ma soprattutto rendere accessibile alle imprese il credito. C'è il problema del credito, che è, come dire, il problema principale se vogliamo riprendere a sviluppare e quindi a portare le imprese ad investire. È in un territorio fatto di micro e piccole e medie imprese, sì, è l'economia, è il motore di un'economia di un territorio, per cui se non riusciamo a fare riforme vere sul piano della burocrazia, non riusciamo a creare situazioni di
come dire, di accessibilità alle imprese al credito non ci può essere sviluppo. Diciamo che l'accesso al credito, i muri delle banche sono alzati anche per una serie di fattori. Uno fra tutti è i famosi prestiti non performanti, cioè c'è una percentuale, soprattutto nel sud, di soldi prestati che rischiano, o quasi matematicamente, non ritorneranno indietro. Questa media purtroppo è intorno al 35%, secondo i dati dell'ABI. Ciò significa che su 100 euro prestati, 35 non ritornano indietro, cioè ritornano solo 65. È un dato allarmante. Certo. Un dato allarmante che apre una discussione, sì, forse anche dopo il fallimento di alcune banche, in particolare la Banca Etruria e non solo. Vi ricordo che in Calabria tre banche locali sono state commissariate. Quindi c'è una discussione aperta sul credito, ma bisogna trovare la forza e la determinazione di misure urgenti. Questo è il credito. Presidente Napoli, però io leggo un paradosso. Abbiamo difficoltà di accedere al credito, ma le aziende vantano tanto credito. Cioè, com'è possibile? Questo è un altro problema molto cioè, serio. C'è il credito verso il credito. No, l'aziende vantano molti credito alla pubblica amministrazione. C'è una pubblica amministrazione che continua a ritardare nei pagamenti, prima. Ed è come dire, una promessa mancata, perché non dimentichiamoci che c'è stato un impegno ad alleggerire i crediti verso le imprese, ma bisogna fare molto di più. Leggo anche oggi delle denunce fortissime da parte di altre organizzazioni, colleghe di altre organizzazioni datoriali, che vantano crediti da parte della Regione Calabria. Così non può andare avanti. Ma non è solo un discorso di Regione Calabria, ma quanto ente pubblico in genere, così saranno anche in Lombardia, così sarà anche il Veneto. Ma io ciò che non mi spiego, magari facciamo una discussione molto leggera, non è il caso di approfondire questo che sto per chiederle, ma secondo lei, se un'azienda vanta un credito verso un ente pubblico, è giusto che poi quell'azienda paghi le tasse pur avendo un credito verso lo stesso Stato? Io è una cosa che non riesco a capacitarmi. Ma io ritengo che le cose vanno mantenute in ordine e separate. Okay. Cioè, lo Stato deve essere puntuale nei pagamenti verso le aziende. C'è una normativa europea che impone 30-60 giorni. Questa normativa deve essere rispettata alla lettera. Poi, le tasse abbiamo un problema di pressione fiscale, che è un altro argomento. Non voglio toccare l'argomento pressione fiscale. Io voglio parlare di aziende che magari lavorano prevalentemente con enti pubblici, vantano dei crediti e sono con le spalle al muro. A quel punto, perché devono pagare le tasse su incassi che non hanno mai riscosso? Una sorta di compensazione di cui si parlava qualche anno fa, ma in modo molto, molto flebile. Poi questo, infatti, la discussione c'è, la discussione è aperta, alcuni, come dire, Equitalia, con l'Agenzia delle Entrate, come dire, da questo punto di vista c'è una sorta di, come dire, uno stato avanzato rispetto al passato. Mi risulta che ci sono sistemi di pagamento piuttosto dilazionati nel tempo e questo va bene. Va male il fatto che ci sono soprattutto molte aziende, per esempio nella sanità privata, e ritorno sul nostro territorio, sì, che vantano molti crediti. Sì. Ma non solo nella sanità privata, anche i ritardi di altri pagamenti. Quindi abbiamo aziende con le spalle al muro perché fanno il lavoro e non vengono pagati. La domanda è, se quelle aziende dovessero collassare, dovessero andare in procedure concorsuali, fallimento e quant'altro, chi le aiuta, chi le salva, chi tutela quelle aziende? In questo momento nessuno. Cioè, voglio dire, abbiamo una mortalità imprenditoriale molto alta. L'anno scorso hanno chiuso 13.000 imprese. Certo, poi la bilancia su quelle nuove va quasi in pareggio, addirittura c'è un aumento rispetto poi tra quelle cessate e quelle anche nate. Anche se minimo però c'è. Anche se minimo c'è, però c'è un particolare, che una startup non sempre poi dimostra di avere le spalle, probabilmente anche quell'intuito imprenditoriale poter continuare. Certo. Finalmente qualcuno ha capito anche il problema dell'IVA che gravava sulle aziende quando si fatturava verso un ente pubblico. Adesso
da qualche tempo abbiamo lo split payment che ci permette appunto di bypassare il problema dell'anticipo dell'IVA e se ne fa carico direttamente l'ente pubblico di versare appunto l'IVA nelle casse dello Stato. Ma questo, secondo me, mio modesto avviso, dovrebbe valere anche sul discorso della tassazione, perché nel momento in cui io ho a che fare con un ente pubblico, quindi alias Stato, dovrei poter congelare anche la parte delle tasse relativa al mancato incasso. Lei cosa ne pensa di questo? Ma io ritengo di sì, premesso che vabbè, questa formula degli enti pubblici che adesso non ti pagano l'IVA, probabilmente qualche disagio l'ha pure creato alle imprese, perché prima c'era una liquidità che comunque, seppur per un breve periodo, poteva essere utilizzato diversamente. Se funzionasse un sistema di pagamenti generale per tutti, sia per i privati che per il pubblico, in modo più veloce e più immediato, sicuramente non ne risentirebbero. E questo io ritengo che la pubblica amministrazione gradualmente deve rispettare questo principio, che è norma europea. Certo. Cioè pagamenti 30-60 giorni, data, emissione, sì, fattura. Avremmo sicuramente uno stato di cose differente, un'economia più tranquilla, aziende più serene, imprenditori più sereni e forse probabilmente anche qualche azienda più attiva sul nostro territorio. Sicuramente sì. Ma a proposito del nostro territorio, per renderlo più attrattivo di investimenti, che cosa bisognerebbe fare? Beh, attrattivo, torno a ripetere, bisogna fare innanzitutto riforme vere regionali. Significa ridimensionare la spesa quella inutile, la spesa improduttiva, utilizzare una maggiore anche mobilità del personale della Regione Calabria e non solo, rendere i nostri dirigenti più attenti e creare meno problemi all'impresa. E poi creare sui nostri territori e quindi sulle nostre aree industriali delle forme in grado di attirare investimenti dall'estero, cioè creare delle aree industriali economicamente vantaggiose, sì, attraverso tanto creare una regione più sui piani dei servizi più strutturata principalmente, ma poi creare anche condizioni di vantaggio sul tema della fiscalità, per esempio dei tributi locali. Prima. Secondo, farei un piano di energetico, visto che è una regione baciata dal sole, e quindi farei proprio delle isole energetiche per offrire alle imprese che investono sul nostro territorio energia o a basso prezzo o addirittura gratuita se investono sul nostro territorio. Per esempio, potrebbe essere un incentivo. Metterei a sistema anche i porti, i nostri porti sulla Calabria, che non c'è solo Gioia Tauro, certo. C'è Conegliano, c'è Crotone, c'è Vibo, c'è Gioia Tauro. Cioè, utilizzerei meglio questi sistemi attraverso chiaramente anche procedure più snelle, creerei all'interno dei porti delle zone franche momentanee, sì, no? Che significa che un'impresa che lavora in quell'area del porto i prodotti della propria azienda non paga tasse. Insomma, formule per fare marketing territoriale ci sono, basta trovare e individuare le persone giuste. Dottor Napoli, una delle più grandi risorse calabresi è l'agricoltura. Come potrebbe fiorire questa parte che secondo me non è sviluppata per quanto dovrebbe essere? Ma intanto l'agricoltura devo dire che è uno dei pochi settori che in questa regione esporta, fa delle cose positive, ci sono belle realtà imprenditoriali, ci sono delle eccellenze straordinarie, uniche al mondo. C'è uno strumento che in passato ha funzionato, che secondo me può funzionare meglio, che si chiama PSR, sulla bilancia ci sono 1 miliardo e 100 milioni di euro da spendere nei prossimi 4-5 anni. Io ho partecipato ad una serie di tavoli tecnici e devo dire che c'è una, ci sono una serie di misure in grado di mettere molti giovani nelle condizioni di poter accedere a questi finanziamenti, a rafforzare le imprese, ma soprattutto a mettere in rete le piccole imprese. Noi abbiamo questo problema, abbiamo tantissimi piccoli produttori che da soli non possono esportare. Se mettiamo in rete attraverso un brand
regionale attraverso un consorzio regionale, quindi l'aiuto dell'associazione datoriale potrebbe essere determinante in questo, potremmo creare più valore aggiunto al nostro territorio. E per quanto riguarda invece i bandi comunitari, come dovrebbero cambiare per essere gestiti meglio? Ma io intanto mi auguro che, come dire, il cliché non sia quello degli ultimi passati 5 anni, nel senso che un bando veniva pubblicato e dalla pubblicazione del bando alla pubblicazione di una graduatoria passavano in media 3 anni, 3 anni e mezzo. Ci sono ancora bandi, come dire, fatti, pubblicati nel 2010, ancora non sono stati erogate le somme, l'anticipazione alle imprese. Proroghe inevitabilmente. Siamo nel 2016, cioè dopo 6 anni ancora non c'è traccia di un centesimo speso di bandi fatti nel 2000. Parliamo della vecchia gestione, parliamo di una vecchia governance, il clima, o meglio, oggi più che clima, oggi sono le condizioni affinché tutto ciò non riaccada. Cioè abbiamo due strumenti che si chiamano PRA, che è il piano di rafforzamento amministrativo, che è uno strumento che mette una, come dire, una sveglia, per usare un termine, un linguaggio anche molto chiaro, su ogni procedura, su ogni bando pubblicato. C'è la legge Madia, che ancora pochi conoscono e che dovremmo iniziare a conoscere meglio tutti, a cominciare dalle associazioni datoriali, che mette la politica nelle condizioni di licenziare i fannulloni, ma in particolare i dirigenti incapaci che non fanno il proprio lavoro. Secondo me sono tutte le vogliamo condizioni. Ripetere, vogliamo rafforzare questo concetto che i fannulloni devono essere licenziati anche dalla regione, dai comuni, dalle province. Io penso che ci siano bravi dirigenti. Bravi dirigenti e soprattutto operatori della pubblica amministrazione capaci, purtroppo pochi. Quelli vanno aiutati, formati, messi nelle condizioni di fare meglio. Dobbiamo però, e oggi gli strumenti ci sono tutti, mandare a casa quelli incapaci che continuano a fare danni in posti chiavi. Oggi è un lusso che nessuno si può permettere. Quindi diciamo che l'80% resterà senza lavoro. No, ci sono che qualcuno rimanga senza lavoro, ho i miei dubbi. Che ci sia uno strumento che, come dire, metta con le spalle al muro, oggi ci sono. Ed è un fatto estremamente positivo. Devono essere applicati questi strumenti. Devono essere applicati, esattamente. Devono essere applicati. Siamo al 2016, siamo al massimo della tecnologia. No, appunto, anche questo, voglio dire, un buon sistema innovativo, con incrocio di dati, significa che oggi puoi controllare chiunque da qualsiasi parte del mondo e quindi rendere anche efficace. È un po' come fa il nostro sponsor, il nostro partner Wolters Kluwer, sempre a passo con la tecnologia, sempre avanti rispetto al mondo. Infatti è una tecnologia che conosco bene, che fa un ottimo lavoro, ottimi servizi, che probabilmente andrebbe applicata anche in settori della pubblica amministrazione. Ottimo. Dottor Napoli, in chiusura vogliamo ricordare per chi volesse sapere di più sulla mission e sui servizi di Confapi, come può fare? Confapi, noi siamo su, la ringrazio per la domanda, siamo su www.confapicalabria.eu. C'è un sito aggiornatissimo, siamo sulla una pagina sempre aggiornata su Facebook, Twitter, basta semplicemente digitare Calabria, Confapi Calabria 2.0. Grazie. Grazie a voi. Grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie Franchino. Grazie a te Marco. E grazie a Wolters Kluwer. Grazie Wolters Kluwer, soluzione per professionisti e imprese, leader nazionale. Appuntamento alla prossima settimana con Amica Economia. Ciao. Al professionista e alle aziende, Wolters Kluwer offre servizi e soluzioni software complete, affidabili e integrate per la gestione di adempimenti contabili e fiscali, organizzazione dello studio, amministrazione del personale, rilevazioni presenze, ERP, il cloud, la condivisione tra professionisti e aziende. Con le soluzioni Wolters Kluwer, professionisti e aziende sono sempre in contatto e possono scambiarsi qualsiasi tipo di documento. Wolters Kluwer, when you have to be right.
Dall'esperienza centenaria della famiglia Brogna e dalle migliori olive della nostra terra nascono le nostre linee di oli biologici di qualità incomparabile ed apprezzate in tutto il mondo. Visita il nostro sito www.gabro.it. Gabro, l'oleificio bio più antico d'Italia. Segreto per un ottimo dolce? 3 dosi di esperienza nel settore, 4 dosi di materia prima di primissima qualità, 2 dosi di amore per l'arte pasticcera, 6 dosi di passione, un pizzico di fantasia. Hai voglia di provarlo? Ci trovi a Corigliano Calabro, via Enrico Berlinguer, telefono 0983 88 32 67. Vieni a trovarci, potrai assaggiare colombe e pastiere di produzione artigianale e le nostre fantastiche uova di Pasqua personalizzate. Pasticceria Mazzei, la ricetta della felicità. Ristorante 5 gradini. La nostra cucina di tradizione soddisfa i gusti più raffinati, offrendo piatti tipici della vera cucina marinara, con pescato dei nostri mari sempre fresco. Per info e prenotazioni chiamalo 0984 16 34 481. Visita la nostra pagina Facebook Ristorante 5 gradini. La bontà del mare nel tuo piatto. La Regione Calabria ha patrocinato i corsi gratuiti d'inglese della durata di 3 mesi, con professori madrelingua e rilascio di attestato finale, con le sole spese di segreteria di 75 euro. I posti sono limitati. Chiama subito all'800 180 685. Royal English Institute. Siamo presenti a Cosenza, Rende, Catanzaro, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Messina. Scegli la sede più vicina a te. Corsi d'inglese gratuiti patrocinati dalla Regione Calabria. Chiama subito all'800 180 685 Royal English Institute.